Chi ammira di più nella vita reale? Ah, ecco, l'altro giorno, dopo mesi che cercavamo uno che venisse a accomodare una pendola a casa mia, si è presentato un certo Aurilli, Sergio Aurilli, il quale ha tirato fuori da una valigetta un cacciavite e si è messo a lavorare lì per un'oretta buona. E questa pendola, che non suonava più da un anno e che altri tecnici con grande disinvoltura mi hanno detto: no, dottore, ma butti, non serve a niente. Questo qui invece lavorando, parlando, cioè a un certo momento l'ho sentito che parlava da solo alla pendola, invitandola a fare la pendola. Alla fine, mentre io già stavo per andare via, proprio sull'ascensore, ho sentito don, don, l'aveva fatta di nuovo vivere. E allora, adesso esagero naturalmente, faccio il solito raccontino spudorato, ma però questo tipo che ha voluto poi un prezzo, non voleva quasi niente, diceva che il solo piacere di accomodare la pendola e dargli vita lo ripagava di tutto. Dopo invece li ha presi lo stesso, ma comunque era giusto che li prendesse. Ecco, ammiro chi fa bene il proprio mestiere, cioè questo qui non vuol fare altro che aggiustare le pendole. Si è fatto pregare molto prima di venire e dopo parlando, siccome abbiamo fatto un pezzo di strada insieme, mi parlava del suo rapporto con gli orologi e con le pendole. E non so quale scrittore avrebbe potuto inventarsi una proprietà di linguaggio, una serie di rapporti così delicati, le fantasie che quest'uomo faceva. Adesso mi pare che andiamo troppo sul patetico, ma voglio dire comunque che ho molta stima per chi fa bene per chi fa bene il proprio mestiere senza vergognarsi di fare quel mestiere. Quali sono le donne che preferisce? Ecco, anche quelle lì, quelle che fanno bene. Ma tutte, quelle che mi capiscono, quelle che non mi capiscono, quelle che mi rimproverano, quelle che mi dicono ma non cambi mai, quelle che mi dicono ma no, vai bene così. Tutte quante. Cosa detesta maggiormente? Vogliamo dire proprio la verità? Le interviste. Lo so che non è cortese, ma insomma l'intervista mi fa ripiombare in un'atmosfera di esame. Mi sento sempre che non sono preparato, che non so rispondere. Che... E mi Chi mette in una situazione detesta di di più? infelicità. Chi detesta di più? Gli intervistatori? No, 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 sono amici alla fin Grazie. fine. Cosa detesto di più? Non so, l'approssimazione, le cose a orecchio, la cosa così detta tanto per dire. L'ignorante prepotente, ecco, il prepotente ignorante. Quindi, ecco, il fascista, per esempio, il fascista non dico politicamente, dico come atteggiamento. E la sua massima preferita? Ah, non ce n'ho di massimo. Domani, ci vediamo domani, faccio tutto domani. Domani sarò un buon marito, un buon cittadino, un bravo regista. Domani, arrivederci a domani.